guarda che Oddio, lo sai che da piccola ci giocavo tantissimo. Anche io mi sarò presa cura di questi cosa sono, cacchette? Sono cacchette o Pringles, a me ne saranno sempre forse a me ricordavano anche tipo quel, come si chiama, la plastellina, il DAS. Sì, comunque una qualcosa di che carino. Ok, quindi allora, ci dobbiamo prendere cura di lui pure su Roblox. Ok, allora, vai, e infatti c'è in alto a destra c'è scritto alimentare Bow. Come lo prendi? Perché questa si chiama Bow. Ciao tesoro, guarda come gli fanno gli occhi, ne chiude prima uno poi l'altro. Lo lasci a terra, lascialo a terra. Scusa, ops, non volevo. Allora, ma ci sono cacche ovunque. Cosa andiamo da mangiare? Io mi ricordo, c'è una cacca. Detto, ah, notato adesso. Un colpaccio in faccia, scusami, Pau. Allora, ho notato che si possono dare cibi salutari, tipo le banane, la frutta, e cibi un po' così, tipo gli hot dog, eccetera. Però, guarda, allora, scusami, ok. Me l'ha sopra la testa. Guarda come apre la bocca. Vai, vai, dai. Madonna, non così però, Jenny. L'hai spostato tu. Sì, lo prendiamo a calci, praticamente. Pau. Non riesci a dare? Mangia, Pau, mangia. Mangia, figlio mio, mangia. Ok, mangiato. Perfetto. Poi, c'è ancora un'altra fame. Mela, c'è un'altra mela. Ancora fame, ancora fame. Madonna, ci stiamo giocando a calcio. Lu. Ma ci stiamo giocando Mamma a calcio. Mamma mia, Pau, non andiamo d'accordo, eh. Ok, okay, se l'hai mangiata. Un'altra banana. Vai, banana. Mamma ok, mia. Lavare Pau. Andiamo a lavarti. Dov'è il bagno? Di qua. No, ok, questa è la sala giochi. Questa è la sala dei giocattoli. Ok. E questo è il bagno. Il bagno. Mamma mia, ma c'è una vascona. Ma siamo in una villa qua. Madonna, allora, Pau, calma. Non riesco, qui, piano. Non riesco a schiacciarlo, piano, vedi? Piano. Ok, perfetto, vai. Allora, vai. Non puoi sedere. No, prima il sapone, Jenny, ma come lavi le cose tu? Scusami, lo devo prima bagnare. Ma questo vai. Pus, che cos'è? Non so, non è sapone. Te lo tengo io, aspetta. Tieni, ok. Mamma mia, okay. No, mi sa che non funziona, mi sa che deve essere... Non funziona? No, no, lancialo. Ecco, vai, così. Ok, guardando. Negli occhi, ma così diventa cieco, perfetto. No, no, c'è. Ancora non è ok, nel sedere, parola, che poi che una vai, cacca vai. Abbia il sedere, mamma mia. Okay, mamma mia, è la cosa più difficile che abbia mai fatto. Veramente, è proprio, da me si dice gnasciato, gnasciato. Ma poi, ma scusa, ma siamo solo all'inizio, guarda. No, no, infatti, ah, no, sta facendo, più. Sta facendo. Prendo anche l'acqua e lo laviamo in contemporanea. Vai, ah, oh, perfetto. Oh, mamma mia, che pro. Non era lavato tipo al 100%. No, c'è una palla, aspetta. Vai, ok, perfetto. Perfetto. Ora dobbiamo dare a Bow la medicina. Ah, dici che a forza di prenderlo a calci ha bisogno di un po' di... Sì, per morire, effettivamente. Sta per ok, morire. Scusami Pau. La medicina. Medicina, qua. Mi sa che... Ah, in bagno? Aspetto, guarda. Che sì, poi sì. Tu dove le tieni le medicine? Non so se... Io non le tengo in bagno. Io le tengo in cucina. Anch'io le tengo in cucina. Vabbè. Ok, ora vuole giocare. Ma come, ti abbiamo appena lavato, adesso vuoi sudare, va bene. Guarda, lo stai facendo rotare. Tieni, Pau. La palla. Ma così io gli dobbiamo lanciare le palle. Vai. Ma fammi provare, voglio picchiarlo anch'io. Ma si è mangiato la palla. Ah no, è qua, vai. Jenny, ma se non andiamo a giocare fra di noi due, prendi la palla, Jenny. Prendila. Spegni la lampada, interagisci con il letto dopo averlo messo a dormire. Noi stavamo giocando fra di noi e lui si mette in mezzo. Poi si è divertito. Che cos'è questo, un tubo? Non lo so, lo posso prendere. L'hai preso? L'ho preso. Che ci puoi fare? Niente, non me l'ha dato, non mi ha detto nulla. Vabbè, l'ho preso. Ok, andiamo a dormire adesso, così ci lasci le scatole in pace finalmente. Possiamo giocare, guardarci sul cuscino. Perché sul cuscino? Salta, cura tu. Non lo clicco, non lo Ok, clicco, allora questa va spenta. Qua ci vuole una chiave, Jenny. Possiamo aprire i cassetti, no? Cerca sta chiave. Oh, dove sbaglio il letto. Scusa. Mamma mia. Siamo andati a dormire. Ah, sta bussando qualcuno. Spegni la luce che poi svegli Pau. Controlla chi è la porta. Apri tu, io ho paura. Dov'è la porta? È questa? Sì, sì. Salve. Non compriamo niente. Questa è mia. Oh mio Dio. Bowina. È Bowina. Prendigli cibo, Bowina. Sta morendo di fame. Cosa fai, Pau? Che anche lui pensa che abbia fame. Non ma fai una cosa, fame. Tu allora. Ti occupi di quella piccola. Mi prendo... Perché è nuova. Io mi prendo sto... Vieni, Pau. Ma non so se abbiamo abbastanza cibo per tutti e due. Vabbè, qualcuno morirà. Capita. Un pezzo di sushi, tieni. Io lo sto sfamando. Aspetta, vai. Ho sentito adesso qualcuno morirà, oh. Cosa? No, stavo scherzando. Ah, non lo vuole, Bowina. Ma se io chiudo e riapro il frigorifero. Niente, non bastano. Vai a comprare qualcosa al negozio di alimentari. E dove è il negozio di alimentari? Devo uscire? Dobbiamo uscire, mi sa. Oh,
Ok, siamo usciti. Trova Bowina. Cosa vuol dire trova Bowina? Ma qua abbiamo però i sacchetti. Jenny, aspetta, prima Bowina. Metti Bow a letto. Bowina. Scusami, perché? Ro, tu la vedi? C'è un biglietto a terra, Jen. Caro papà, a parte che siamo due mamme. Caro papà, no, ho lasciato casa, non cercarmi. Firmato Bowina. Tu ne sei convinta? No. Non lo so, Ro, c'è qualcosa simpatica. C'è qualcosa che... Puoi mettere nel frigo? Niente cose? C'è qualcosa che non lo so, Possiamo aprire i cassetti qua. Ah, mettilo nei cassetti. Qua c'è un'altra cacchina. Ma ha detto che sei andata fuori da casa. Ho capito, ma dove può essere? Perché poi gli stavamo trattando così bene? Cos'è questo? Una telecamera. Una telecamera. Ho le telecamere di sicurezza a casa. Non lo sapevo. Tu lo sapevi? No, Bowie, che sei... No, lei, non lo magari? So. No, non credo. Mi sembra più felice quella cacca. Vabbè, mettiamo Pow a letto. Pow, tu l'hai vista? Però... Non gliela posso chiedere. Mi sembra strano. Vabbè. Però stia bene, almeno se trovi un'altra vai vita. Dormire, vai a dormire, già. Buonanotte. Che cos'era? Oh, dove sei finito? È lì di fronte. C'è una videocamera. Oddio. Pow. Ma ha cambiato un po' faccia, non credi? Ma è la faccia del suo stomaco. Hai fame, Pow? Mamma mia, mi hai fatto venire un infarto. Ho preso il braccio. Prendilo tu. Spostalo. Indaga dietro lo scaffale. No, prima sposta questo coso. E dove lo devo mettere? No, lo so, lontano. Guarda come trema. Mamma mia. Stai qua. Non ci sono le porte qui, mamma mia. Non posso dire questo chiudere la porta, no. Dietro non esiste, dietro lo scaffale. Entra, 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 non farti vedere, non farti vedere. Io non voglio entrare. Come no, entra. Entra e chiudiamo. Non possiamo chiudere, non ci credo. No, che non puoi prima tu. Mi copri le spalle. Boina! Boina! Allora non è scappata. Ro, cos'è per la... Siamo stati in via, Jenny. Che cosa devo votare? Pow ci ha fatto diventare lui. Siamo dei Pow. Siamo dei Pow. È diventato molto più brutto. Prendi il fluido del cassetto della cucina. Andiamo in cucina, devi chiedergli di mangiare, Jenny. Come faccio? Non c'è niente. Ok, mangiare, vota. Ok, c'è la porta di cucina. Allora, tu. Ok, questo. Adesso, mamma mia. Verde. Sì, si è avvicinato di più. Come faccio a chiedere di andare? Non lo so. Non so se ce lo chiede lui tipo a Madonna. Ok, sta a giochi. Mamma mia, purtroppo. Ci siamo. Prendi ok, quella, sì, sì, che bello giocare. Ok, torna alla camera da letto. Mamma mia, vai. Ci mangerò secondo te alla fine? Non lo so. Ok, esci qua. Posso uscire? Ah, quella specie di pistacchio ha fatto tornare normali. Vorrei capire cosa c'è qua dentro, avere la chiave. Perché si può aprire, sicuramente. Ro, guardati attorno, lui non c'è. Non c'è, non è. È lì, attenta, non è un buon segno. Ma è diventato gigante, ma cosa sta mangiando? Non lo so, ma non lo voglio sapere. Poco mangerà noi. Non lo voglio sapere, andiamocene. Ma qua. Che cosa ci fa adesso? Ci ha già trasformato una volta. Non ne ho idea. Oh no, accendi la sta. Ro, scappa, Ro, scappa. Corri, sto scappando con tutto il mio cuore, te lo giuro. Che dobbiamo fare? Lo distraggo io, tu fai qualcosa. E come faccio ad accendere la stufa? Dov'è la scusa? L'ho accesa. Ho acceso il fornello. Metti il fucile a raggi sopra il sofà. Già. Metti il fucile. Dove c'è il fucile a raggi? L'hai messo, bravo. Ok. Fai in modo che Bow passi sul rosso. Beh, è passato. È morto? È morto. Aspetta, è Bowina. Bowina. So che è morta anche lei, Jenny. Mi se l'è mangiata? Mi sento male. Non volevo che andasse così. Scappiamocene. Scusa, Bowina. Andiamo via da questa casa. Mamma mia, ha preso tutto fuoco. No, gli abbiamo dato fuoco noi. Cavolo. Siamo scappati. Al tuo amico geloso. Non era proprio amico, È molto gelosa anche. Raghi, stiamo riprovando a farlo per provare a salvare Bowina. E ci sono delle cose che dobbiamo fare per avere un finale diverso. Allora, la prima cosa è andare qua al telefono. Vedi che inizia a squillare? Forza. Perfetto. E questo perché abbiamo ordinato una pizza. Non so cosa ci servirà, ma l'abbiamo ordinata. Bellissimo. Ok, ecco la pizza. Salviamola. Ora, il pezzettino che avevamo preso prima, in realtà ci serve per fare un ghiacciolo. Allora, dobbiamo prendere il pezzettino di legno. Che è la cosa verde che abbiamo visto qua, praticamente, che non esatto. Abbiamo completato. Il bicchiere, riempirlo con l'acqua e poi metterlo qua. Bellissimo! E questo è il ghiacciolo. Ora dobbiamo dare da mangiare a poco. Ok, glielo diamo? Sì. Dai da mangiare tu. Nel frattempo qua c'è un pezzettino di coso. Di coso scuro, non lo so, un pezzettino di Lego. Ma questo... Non me lo fa vedere.
Ah, ecco, la telecamera, come gli schibitori ci insegnano, vanno nel water. Guarda qua, c'è una specie di... c'è uno schibidi toilet con una chiave. E noi dov'è che abbiamo visto che dobbiamo prendere la chiave? Beh, nell'armadio. Esatto, quindi andiamo qua, apriamo l'armadio. Ok, me l'ha fatta aprire, ecco qui, e prendiamo questa specie di canna da pesca. Io non so cosa servirà. Comunque, prendila. Ora continuiamo a giocare con Pou. Insomma, facciamo tutte le cose che dobbiamo fare e poi lo mandiamo a letto. Dormi. Ecco, metti a letto, andiamo a dormire. Andiamo. Come sappiamo, la mattina dopo arriva Pouina. Quindi apriamo la porta. Ecco Pouina, iniziamo a darle cibo pure a lei. Cosa dobbiamo fare adesso? Lo dobbiamo finire tutto il cibo che abbiamo, questo è il bagno. Anche a lui? Sì, sì, a tutti e due, non importa. Gli stai dando da mangiare. Ma perché non ho alternativa, solo lo lascerei così. Non c'era bisogno di essere così geloso. Potevamo condividere il cibo. Esatto, bastava farmi andare al negozio per prendere cibo per tutti. Anche perché poi vedendo come diventa. Ma il ghiacciolo glielo devo dare? No, se io sapevo il ghiacciolo no. Ok, oppure ma sì. Ma non hanno fame. Il ghiacciolo no, sei sicura che gli hai dato tutto il cibo? Sì, è un problema. La pizza? Non credo. Non è che hai dato troppo da mangiare a lei? Hanno dato a tutti e due. Sì, che gli ho dato troppo da mangiare quindi a lei e quindi lui non niente. No, c'è una mela, c'è una mela qua. Dov'è? Vai, dagliela. Dagliela. Ok. Eccoci. Vai a comprare cibo perché l'abbiamo finito tutto, quindi ora noi usciamo. E qua, e qua cambia, siamo direttamente nel letto. Cose da fare, cura Pou e dagli da mangiare pesce e pizza. E non so se tu hai letto, ma c'è scritto che Bowina non può prenderci sotto gli scaffali. Ok, la vedo, oh, la sento. Gesù, mamma mia, è sopra la tua testa, Ro. Aspetta, vieni, tu devi prendere la pizza da là, guarda, di là. E come faccio? Io prendo il pesce. Ci provo. Dai, è preso. Io ho preso il pesce. Ok, stiamo aspettando Roby, vai Ro, ti prego, faccela per noi, ci sono i miei pezzi di... Lei è lì, ciao maledetta. Mamma mia, ok, dagli da mangiare. Ok, uno io ho dato, ora non mi può prendere, scusami amo. Ok, scusami. Dagli da mangiare. Fatto, adesso? Devi curarlo, ti serve la medicina nel bagno. E dov'è? Okay. Mamma mia. Ok, vado di qua, vado di qua, vado di qua. Non posso, ho sbagliato.